Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Dai! Io non Buongiorno. sono in pigiama, ma sono vestita. Parliamone. Dai, guarda che carino. Vabbè. Tu sempre in nero. Oh. Cosa facciamo oggi? Amore, è l'alba di mezzogiorno. Quindi dobbiamo muoverci. Per andare dove? Agliutaio. Cos'è il liutaio? Minchia Maria, ma lo sapranno cos'è il liutaio, Non dai. so, io l'ho scoperto, cioè non è che tutti frequentano un chitarrista, no? In Io per che esempio non lo senso? sapevo. Vabbè, ma tutti sanno chi è un liutaio. Se Io tu non lo hai sapevo. problemi, esatto. Beh, comunque perché fossi come me, quello che mette a posto le corde, le chitarre, No, è quello che si occupa, sì, di messa a punto, chitarra quella roba lì. completa. Che la sua chitarra ormai faceva caccare, no, scherzi, da sistemare. Quindi l'abbiamo portata al dottore. E a Fabio manca tanto, tanto. Quindi andiamo a prenderla. E poi dobbiamo fare la spesa. Non sarà un vlog molto interessante. Gli hotel non so se possiamo riprendere, vero? No. Vabbè, comunque. Provo a fare delle riprese di nascosto. Se mi picchiano è perché. Inizia a prendermi con la chitarra in faccia, capisco che mi ha beccato. Tu distrailo. E Mentre poi. lui dice, ma secondo me lei sta facendo un video, io ti lancio la chitarra. Smettila! Grazie. E poi andiamo a fare la spesa e basta. Dobbiamo fare altro oggi? Cosa dobbiamo fare oggi? Sky. Sky. Ma non ci chiama, cosa devo fare? Io ho perso 3 puntate di MasterChef, tu pensa. Minchia, io ho perso tutte le serie i Griffin, American Dad. Vabbè, non lo faccio vedere perché comunque non percepite la differenza, però proprio questa notte perché lui non dorme. Ha sistemato tutta la cucina e tutta la sala, tutta linda, brilla, brillo. Che bravo, bravo, bravo lui. Io con questi occhiali sembro una deficiente. Dove sono le mie All-Star dei Metallica? Esatto. Benissimo, ok, ci aggiorniamo dopo. Ovviamente siamo al San Martino perché Fabio deve prelevare. Vedo che sembro, cioè, con i capelli raccolti con questi occhiali sembro una rincoglionita. No, non rincoglionita, però un po', non so, una nerd complessata. Solo che oggi voglio fare gli esercizi, quindi lavare stamattina i capelli non mi sembrava sensato. E questi occhiali ve li ho mostrati nel nuovo video haul che credo che caricherò prima di questo video, credo. E li adoro, mi piacciono tantissimo, però con i capelli sciolti. Mi piacciono di più e cioè, sembrano più normali, mentre i capelli raccolti praticamente fanno solo tutto loro questo e niente, boh. Poi so, fa un effetto strano. E niente, Fabio è andato a prelevare, andiamo dal liutaio e basta, poi faremo spesa. Non è molto interessante questo vlog, ve lo anticipo, però so che siete sempre contenti quando facciamo i vlog, soprattutto se c'è anche Fabio. E niente, quindi dobbiamo. Devo anche pulire casa, cioè no, pulire casa no, devo pulire il bagno, sistemare i vestiti che è un casino assurdo. E boh, vediamo. Missione compiuta. Sei contento? Sì. Come sta la tua chitarra? Bene, ora bene. Ora bene. Passato il Il riflettore. cadavere è qui dietro. Se volete ve la vendo, va benissimo 200 euro. Sì, ciao proprio. È una, cioè, una normalissima chitarra. Se volete, vi vendo la mia, però è 1000 euro. La mia è molto più bella, È più fatta di particolare. compensato. La mia? Sì, compensato Sì, ma è e bordeaux. qualche La tua è nera, è innesto banale. La mia è in molto più bella. polistirolo. Dai, Dai. la mia è molto più bella, oggettivamente molto più bella. La tua cos'è? Una cacca. È figa solo perché. Vediamo se riesco a farla vedere. No, non La riesco. parte Ah sì, vabbè, vedete, è fatta così brutta, poi è fatta tagliata di male. cazzo Vedi dici? che ha queste 2 punte, non l'hanno nemmeno smussata. La mia invece è bella tonda sotto, cioè quella è una chitarra, la tua è sbagliata, avrà avuto dei pezzi di legno in giro. Sotto la giacca, sotto il gomito. Ma vaffanculo. Il tuo aveva sicuramente dei pezzi di legno in giro, l'hanno montata così. E tu l'hai comprata, bravo, Si bravo. chiamano investimenti. Sì, Esatto.
belli. Cosa facciamo? Hai visto quanto è bella? Sì, bellissimo. Quindi adesso tornerai a suonare. Beh, che bello! Ma che cazzo vuoi che non ti rompere i coglioni che ho le cuffie? Sì, però poi dice: amore, senti, senti cosa ho scritto. Amore, senti, senti. No, no. Ah, cos'è che volevi dire e non dire parolacce ai tuoi iscritti? Niente. Allora, praticamente Fabio si è accorto che ha due iscritti in meno. In meno! E ci è rimasto malissimo e mi ha detto: sicuramente sono le tue iscritte. Che prima si sono iscritte e poi dopo si sono tolte. Ecco. Potete gentilmente dire che sicuramente non siete stati voi, magari è stato qualche metallaro che ha detto: la chitarra è brutta, non è bordo, quindi mi disiscrivo. Non è vero, hai inventato tutto. Non è vero, no, l'hai detto. Vabbè, lo dico a modo mio. No, tu hai detto parolacce, quindi non lo posso dire così. Adesso cosa facciamo? Dove andare a fare la spesa? Ma ci sono i 20. Mi devo suonare. No, non devi suonare, dobbiamo andare a fare la spesa. No, dobbiamo andare a mangiare. E dove? Cioè, hai detto tu al cinese. Ah, già, è vero, sì. Andiamo a mangiare. No, però andare andiamo prima all'Iperpop. Andiamo tanto al... per cambiare. Quello dentro o quello davanti? Dove vuoi tu? No, dove vuoi tu? Meno sì, però 10 miliardi di volte siamo andati, non ti sei un po' annoiata. Ma di qua anche la rottura di coglione. Più che altro che sono un po'. Cioè là ti siedi e mangi, qua devi aspettare se hanno il cristole o il ciclo, ciao proprio. Sei scemo. Ok, allora adesso andiamo strano a San Martino. Che palle! Cioè ogni villa che facciamo siamo a San Martino. Vabbè, dobbiamo passare, io devo passarci. Da GameStop. Allora tu devi andare a GameStop a prendere la tessera. Io magari vado a vedere se ci sono altri smalti in gel. O sul bordo vi è saltato qua l'unghia. Non so se si vede che ho un dito diverso. Però in realtà non so che colore prendere, perché la tipa ci sta fissando con mano il telefono e mi sto riprendendo. Mi sembra andare in coglionissimo. Beh, comunque volevo vedere se c'è qualche altro colore della in gel. Ma che puoi alzare la voce, non ti sente l'asciura in macchina. Ma no, ma perché devo gridare, cioè. E basta, allora dopo ci aggiorniamo sul nostro pranzo. Ding. Però dobbiamo fare la spesa perché non abbiamo più niente. Ok. Dobbiamo andare, no, vai a suonare dopo. Fate una colletta al numero 8392 per far fare la spesa a questi due poveri ragazzi. Dai il codice alla posta. No! Oh. Noi dobbiamo fare un regalo a loro perché ci sopportano. Cosa possiamo regalare? Compriamo qualcosina e facciamo un giveaway. Però non possiamo perché pure che poi mi chiudono il canale. Però tutti fanno i giveaway. Potete, qualcuno magari è esperto mi può dire se si possono fare, perché io vorrei farli. Quest'uomo mi sta fissando. Vorrei farli, solo che ho paura che chiudono il canale. Però ho visto un sacco di ragazze che li fanno. Se ti chiudono il canale io non ti sopporto per la terza volta. Vabbè, devo trovare un sistema, perché io vorrei fargli un regalino a loro che ci sopportano. E sopportano soprattutto te. Sono felice di vederti. Vabbè, ci aggiorniamo dopo. Adesso farà un video haul con le porcate che ha comprato. Vai. Cosa hai comprato? Non devi aprire, dai. Ciao a tutte. Sono Fabio Channel 87. E queste sono le porcate di oggi. Vai. Mucche. Mucche gommose in qualsiasi specie. C'è la mucca della Milka, c'è la mucca normale, ci sono tutte le mucche. Si chiamano trolli. Sono tantissima roba. Poi? Questi non ho visto nemmeno che li ho presi, però ci stanno. Sono degli squali.
Quali di tutti i gusti, sempre trolli? Sì, no, di tutti i gusti un cazzo, un gusto cambia il colore, non è che il colore definisce il gusto. Anche questi sono totali, ve li consiglio vivamente. Questa è già una recensione allora. Non è che sei stato pagato da qualche azienda perché ce li ha mandati gratis? Magari, già contattali. Queste invece sono le classiche Coca-Cola. Coca-Cola. Poi Pure Set. Minchia, possono mancare in dispensa gli orsetti gommosi. Che noi abbiamo. Che tu hai fatto con la vodka? Sì, che ho fatto con la vodka. Quindi spiega come hai fatto? Prendere una confezione di orsetti, metterli in una ciotola insieme a tanta vodka. Lasciarli in frigo non per tempo, una notte. Il giorno dopo vedete che diventa così, esatto, tutti pieni di vodka. E sono impregnati di vodka. Credo che tu possa farlo con qualunque liquido. Sì, e poi vi spaccate a merda con gli orsetti. Beh, la sottomarca dei Mars, fatta meglio. Sì? Cioè, so qualcosa di eccezionale, il Mars per eccellenza. Compratelo, si chiama Choco Fun Smooth Caramel. Dal Penny. Al Penny, sì, tutto al Penny. Ovviamente. Le schifezze o Lidl o Penny. Tutto ciò che fa schifo ce l'hanno loro. E che ovviamente noi compriamo proprio. Tu compri? Io non le mangio. Guarda quanta roba hai comprato. E poi me la fai licenziare a me con la scusa. Dice, così non le ho comprate io. Allora, Ricchie, cioè, adesso vi faccio una domanda. Io vorrei fare il video. Chubby Bunny Challenge. Quello delle caramelle gommose che si mettono nella bocca e poi devi dire Chubby Bunny finché non ce la fa più. Io vorrei farlo, Fabio non vuole farlo. Allora, se volete questo video, scrivetelo qui sotto, fate una richiesta. Se raggiungiamo almeno quanti 5 che ce lo chiedono. Quante? Ma 5 richieste. Ma almeno 500. No, dai, almeno 5 richieste lo facciamo, promesso? No. Prometti che lo fai? Facciamo 10. 10 richieste. 10 richieste, che già la così la vedete un po' più dura. Quindi scrivete sotto nel commento: sì, noi vogliamo il vogliamo video i Chubby challenge. Bunny. Allora Fabio si decide quindi a fare questo video con me. Da coniglio. Perché lui sostiene che riuscirà a mangiare l'intero. A mettere in bocca l'intero pacchetto. Ma ovvio. Vediamo, vedremo. Ok, quindi scrivetelo qui sotto: sì al video. Sapete, okay, che se superate i 10 so dove abitate tutti. No, dovete però superare i 10 commenti. Vi prego. Non riesco con una mano, tirati lì. Che colore vuoi? Ma un colore a caso. Questa? Sì, quella rosa. Dei 10 com'è? Allora, puzzano, hanno un odore. Guarda se puzzano. Madonna, sembrano tipo, sai quei lecca lecca, quello aiuto, quel lecca lecca panna e fragola, ha lo stesso odore. Allora, come gusto com'è? Vediamo. Ti faccio intanto vedere gli altri colori. Prendendo quando becchi, esatto, queste cose qua sembra detersivo. Quelli bianchi? No. Le palline sopra. Le gocce sopra, sì, detersivo. Sembra detersivo. Esattamente. E invece il resto? Esattamente il 5. Mangio un altro. Com'è? Mangi un altro. Non abbiamo 10 richieste. Questo non è ciò che fa. No, che fanno schifo. Mangia. Ma non mangio il schifo. Le hai volute? Adesso le mangi. Oh. Fa schifo. No. Hai detto prima che sono buonissime. Che le consigliavi? No, quelle non le ho consigliate, sono sicuro. No, le ho consigliate perché si chiamano troll. Oh, aiuto. Tra l'altro sono al latte. Ma si dove? Sente il latte? Ma sono al latte. Chissà di cosa c'è dentro. Non lo so. Ho paura a leggere gli ingredienti. Metti due, non si vedono tutte cose. E un'altra? No. Che colore hai mangiato? No. Gialla? No. Dai, gialla. No. Allora, bianca e rosa l'hai mangiato. Vai. Dai. Buone? No, non puoi sputare. Adesso cosa facciamo?
Non puoi sputare. Andiamo a casa? Sì. Lo devi fare? Sì, 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 sì. Devo finire la degustazione. Le apri tutte. Devo spaccarmi. No, devo spaccarmi una birra. E poi suonare. E attaccare la chitarra. Io devo pulire casa, cioè il bagno. Devo pulire il bagno e la stanza dei vestiti. Cosa stai facendo con quel corpo? Non riesco più a metterlo. Ma fanno così schifo queste cose. Le assaggiamo insieme. Io scelgo quella bianca. Non la rosa. Che forse sa più di latte. Per la tua incolumità non la rosa. La bianca è solo una finzione, cioè perché bianca ti dà l'idea di latte. Questo fucsia in realtà è cacca di cammello. Non lo smetti, no. No. Fanno schifo. No. Ecco. Questa non è male. Questa è buona. L'ho assaggiata. Prendi per il culo. No, è buona. Ma bene, l'ho assaggiata. È buona. No. No, no, no. Mi fanno veramente cagare. Come fai? Cioè le papille gustative andate. Ma è buona questa. Ti è passato Slimer dei Ghostbuster prima sulle papille gustative, allora ora. Magari hai assaggiato quella rosa che era, faceva schifo, e assaggio quella rosa. È uguale alle altre. Non cambiano i sapori in base al colore. È uguale alle altre. Buona? È uguale all'altra però. No, quella che è più buona. Sai quello devi aprire? No. I Mars? No. Io amerei quelli. Non puoi. No, dietro. Io non ti vedo stando con te, guarda. Grazie amore, sei proprio un tesorino. Ma tu mi vuoi mangiare queste sì, cose? Sì, 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 sì. Mm. Quindi se queste fanno schifo, se sono trolli faranno schifo anche i coccodrilli. No, gli squali sono i classici, non possono far schifo. Ma sono come questi. Assaggiamo lo squalo. Vabbè, lo assaggiamo a casa, facciamo la degustazione a casa. No, lo assaggiamo. Uno in ogni... Degustazione 2.0. Importante dire, non fatelo a casa. Don't try this at home. Ti prendo questa, guarda che figo che è. Mica voglio farmi i capelli così. Ma non nel naso, in bocca. Com'è? Ecco, la classica gommosa schifosa. Questa è una gommosa. Quindi è buona? Consigliati. I trolli. Questi. Questi, a me piacciono questi. Se avete dei gusti di merda, perché ho gusti di merda? Non vuole entrare. Quanto sei scemo? La smetti? Sei... No, mangio una. Guarda che oggi non ne mangi più di caramelle, eh? Ne ho già mangiate troppe. Che ti viene il colesterolo a 1000 e muori. Cosa suoni? Andiamo a casa. No, mi sento caldissima, tipo qua le guanciotte. Ma sei fredda? Sono fredda? Sì. Mi sento ghiacciata, cioè caldissima qua, ho le mani ghiacciate, ho freddo. Cosa facciamo? Sto morendo. Dai tu la notizia alle iscritte.
No, soprattutto i tuoi, manda prima un messaggio prima di morire che io non ne voglio sapere. Lo dici tu a papà? Ma con i cazzi che ci parlo, io cambio nazionalità, ma vuoi finire? Ma perché ho un fidanzato così? Cioè, me lo sono meritato, vero? Comunque mi sa con la febbre, domani non vado a lavoro, avvisa tu, gente. Allora mi sono pulito male al lavoro. Cosa? Tu vai a lavoro, io se mi devo riposare. Ma non mi serve tanto bene. Ma stai zitto. Madonna. Dai che devo montare un video. Cosa stai facendo? Amore. Non si può dormire a quest'ora? Amore, uso la tua chitarra? Sì? Posso? Allora, stai proprio dormendo. Dai. Andiamo a fare un giro a Novara? Andiamo a fare un giro a Novara? Cos'è? Un no, cosa vuoi fare? Niente. Non sono le 7. Andiamo al cinema? Dai, andiamo al cinema. Dai, andiamo al cinema. Dai, andiamo al cinema. Dai. Dai, amore, andiamo al cinema. No, non dovete andare al pezzo. Sono dei ladri bastardi. Sì, senti di dire. Era una cosa seria? Sì. Allora il bambino si è svegliato, no, che erano le 7. Visto che oggi abbiamo mangiato abbastanza, abbiamo deciso di berci solamente un tè. Lui però ha già mangiato le caramelle. E visto che ora voglio di dolci, metti di posto sta cosa. È andato a prendere i fantastici Mars che superano i Mars. No, però quello è vero. Facci vedere come sono. No. Facci vedere come sono. Dai, facci vedere come sono. Sono in miniatura. Sono piccolissimi. Però ne mangerai uno e basta. Vuoi per farne uno, ce ne vogliono tre. Primo pezzo, secondo me. Assaggio in diretta. In diretta. In diretta. Guarda che è un Mars. Sì, me ne fanno vedere a loro. Vabbè, ma prima. È un Mars. Non ci ho fatto il video, guarda. No, assaggialo prima tu. Assaggio prima tu. No, io già li conosco. Dimmi che non è buonissimo. Mars. È una triste donna. Caramello. È 10 volte il marzo. L'amore già era piccolo. Tu hai dato due morsi, devo prendere un altro. Vabbè, ne avessi preso un altro lo stesso. Vuoi andare al cinema? No. Ieri sera volevo andare a spaccare un merda al lumino e ho scritto no. Ma io non bevo birra. Mi sento roba e bevo. Non poteva mangiare dolci? Io voglio andare al cinema. Dove vai? Vuoi la macchina? Visto che Fabio non voleva andare al cinema, siamo volati, proprio volati. In 10 minuti siamo arrivati all'Ipercop, abbiamo preso due film. Beh, io ho sempre la mano sporca, non è importante. Allora, abbiamo preso
Lezioni di cioccolato, io non l'ho mai visto. 4,90 euro. E poi questo, che io volevo andare a vedere al cinema e non siamo poi andati, non so quando è uscito sto film, l'anno scorso. E quindi proviamo a vedere. Ah, c'è il tipo tatuato, quello di Collister, no? Il coglione. Sì, quello che sì. E Fabio, ovviamente, visto che non dovevamo cenare, lui ha preso le patatine e la... Pezzi. Sì, ma non siamo sempre così, eh. No, cioè non è che mangiamo sempre sto schifo. Solo oggi praticamente. Io invece ho preso questi due, perché adesso voglio farmi il tè, verde, e non so se mangiare o i baiocchi o questi qua. Comunque ho preso questi due e non so quali dei due mangerò. E che film vediamo per primo? Lezioni di cioccolato, che è soft. E poi vediamo l'altro. Ok. Sì. Allora, noi adesso ci guardiamo un film. Fabio sta per stappare una birra. Vai a raccogliere il tappo. Dopo, con molto calma. Subito. Dopo, ho detto. E però vi diamo la buonanotte. Intanto adesso vediamo un film, poi andiamo a nanna. Cioè, vediamo i due film, poi andiamo a dormire. Buonanotte. Cin. Dai, valeva come buonanotte. Cin cin. Ciao. Salute. Io non li mando i bacini. No! Io posso mandare i bacini alle tue fans. No!